cerchiamo di capire in generale di cosa stiamo parlando. Consideriamo due bipoli, bipolo 1 e bipolo 2. Essendo bipoli appunto questi due oggetti, per essi posso definire i morsetti AB e CD rispettivamente, le tensioni e le correnti. Questo per definizione di bipoli. Beh, noi diremo che questi due bipoli sono collegati in serie quando un morsetto di uno dei bipoli, il primo bipolo, è collegato a un morsetto del secondo bipolo e nel collegamento non interviene nessun altro bipolo. In altri termini si dicono collegati in serie quando io metto in comune, in esclusiva, due dei loro morsetti, per esempio B e C. Quindi faccio coincidere i morsetti B e C e in questo nodo non interviene alcun altro bipolo. Questo è il collegamento in serie, d'accordo? Permettetemi di messo qui i riferimenti corretti dell'uno per un motivo adesso che sarà spiegato sul grafico. Allora, se io adesso per questo oggetto che ho costruito collegando in serie due bipoli chiamo I la corrente complessiva e V la tensione complessiva, quella tra i morsetti A e B, che cosa posso dire? Beh, allora, intanto posso dire che il collegamento in serie, cioè il fatto di aver messo in comune questo nodo qui, impone, applicando la legge di Kirchhoff a questo alle correnti, a questo nodo qui, che le due correnti, uno e due, secondo i riferimenti che ho scelto, devono essere uguali. No, vedete, dovrei scrivere meno I1 più I2 pari a 0, no? Che vuol dire I1 uguale a I2. E chiaramente la corrente I complessiva di questo oggetto è pari proprio a questo valore comune. Vediamo per definizione di bipolo la corrente in questo terminale uguale alla corrente in questo, che con la legge di Kirchhoff uguale a questo, e quindi sono tutto. Quindi anzi noi diremo, mi troverete spesso a dire che due bipoli sono collegati in serie quando la corrente che li attraversa è la stessa. Spesso operativamente ci troveremo a verificare se due bipoli sono collegati in serie valutando se la corrente che li attraversa è effettivamente la stessa, perché questo è il vincolo che viene imposto. Vedete che sta scritto là. Bene, che cosa invece possiamo dire sulla tensione? Applicando la legge di Kirchhoff alle tensioni ad un percorso chiuso che va da A a D e poi va da D a B e da B ad A, troverò immediatamente che la tensione complessiva B è pari alla somma delle tensioni B1 e B2. Lo vedete, no? Facendo la legge di Kirchhoff a quel percorso di giusto che non disegnato. Beh, questo vale in generale. Che cosa accade considerando invece alcuni dei bipoli specifici che abbiamo introdotto nella scorsa lezione? Per esempio, che cosa accade se io collego in serie, se io connetto in serie due resistori lineari? Allora, che cosa ho? Ho un resistore R1, chiamo I con 1, tensione e corrente su questo resistore, e un resistore R2. Uno e due sono le resistenze di questi resistori lineari, e chiamo I2 tensione e corrente su questo secondo resistore.
questi sono i morsetti complessivi. Tensione complessiva, corrente complessiva. Quindi sto applicando il ragionamento di prima a questo caso particolare. Bene. La tensione V, così come nel caso generale, pari alla somma delle due tensioni dei bipoli collegati in serie. Poiché io so che in questo caso ho a che fare con resistori lineari, posso introdurre le caratteristiche di ciascuno di essi. Avendo su ciascuno di essi fatto la convenzione del utilizzatore, posso scrivere che il legame fra tensione e corrente per ciascuno dei bipoli in questione è questo semplice legame di proporzione. Allora, ricordando che le due correnti sono uguali al valore comune I, e mettendo insieme queste relazioni ottengo immediatamente che la tensione V complessiva è pari a R1 per I più R2 per I, ovvero passaggio di alta matematica, V è pari a V uguale R1 più R2 per I. Ho riportato i nomi dei morsetti. Bene, che cosa possiamo dire a partire da questa cosa qui? Beh, una cosa molto semplice ma molto importante. Se io adesso, dimenticandomi di questa situazione, io studiassi un'altra situazione, la faccio sull'altra lato, di questo punto, un unico resistore lineare di resistenza R con S, tra gli stessi morsetti al V di prima, chiamando V e I tensione e corrente come prima, con gli stessi riferimenti di prima, vedete? Bene. Che relazioni io scriverei in questo caso? Che relazione costitutiva scriverei? Evidentemente questa. No. Banale, no, non ho detto niente di particolare. La cosa che quindi io osservo è che se io scelgo il valore di R con S, questo nuovo resistore che ho qui introdotto, pari proprio alla somma dei valori delle resistenze R1 ed R2, scusate, dei resistori di partenza, bene, se io faccio questa scelta, io ottengo che il legame fra la tensione e la corrente nelle due situazioni è esattamente lo stesso. Vedete, questo legame qui è uguale a questo legame qui, a patto che R con S sia pari a R1 più R2. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che la serie di due bipoli resistori di partenza e questo bipolo resistore qui hanno la stessa caratteristica, lo stesso legame tensione corrente. Quindi sono bipoli, come vi ricordate, equivalenti, nel senso che avendo la stessa caratteristica danno luogo allo stesso modello matematico e quindi sono indistinguibili, possono essere cioè sostituiti l'uno all'altro senza che il resto del circuito ne sia minimamente affetto, perché il modello matematico rimane esattamente lo stesso. Che cosa quindi sto dicendo? Sto dicendo che due bipoli resistori lineari collegati in serie sono equivalenti ad un unico resistore lineare di valore pari alla somma di quelli dei due di partenza. Quindi ogni qualvolta io avrò a che fare con due resistori lineari collegati in serie, mi sarà lecito sostituire questa serie, questo collegamento in serie, con un unico resistore lineare la cui resistenza è pari alla somma dei resistori componenti in serie. Ok? E il motivo è quello che vi ho spiegato ora. Per inciso, che cosa succede se una delle due resistenze
per esempio R2, tende all'infinito. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che immagino di fare la serie tra un resistore lineare e un circuito aperto. Ricordate che il circuito aperto può essere visto come caso limite di resistore con resistenza infinita. Che cosa succede in questo caso? Se R2 tende all'infinito, la resistenza equivalente tende anch'essa all'infinito. In altri termini possiamo dire che la serie fra un resistore lineare e un circuito aperto è equivalente ad un circuito aperto. Cioè se io ho questo, questa è equivalente semplicemente al circuito aperto. Ok? Chiaro lo so detto? Nel senso che questi due oggetti hanno la stessa caratteristica. Il che vuol dire, se ci pensate, che è come se io questo resistore qui in qualche modo lo eliminassi. No. Quindi ogni qualvolta noi avremo a che fare con un resistore lineare in serie nel circuito aperto, esso potrà essere eliminato, nel senso che vale quello che vi ho appena detto, ovvero la serie equivale unicamente a un circuito aperto. Chiaro? Rimanendo qui nel caso generale, anzi facciamo su questa volta. Questo schema che hai messo alla lavagna ci è utile per ricavare una formula molto semplice ma molto pratica nelle applicazioni, la cosiddetta formula del partitore di tensione. Lo scrivo qua. Che cosa consiste questa formula? Beh, questa formula si applica a resistori collegati lineari collegati in serie, proprio la situazione che è messa più alla mano, e mi permette di ricavare la tensione su uno dei due resistori, per esempio V con 1, in funzione della tensione complessiva sulla serie, ovvero V, e analogamente V2 in funzione di V. Come si calcola questa formula? È molto semplice. Allora, V1 si scrive in questo modo: V1 uguale R1 per V, ok? Dall'altra parte I, lo vedete, è pari a V diviso R1 più R2. Questa è la formula del partitore di tensione, che mi esprime la tensione V con 1 in funzione della tensione complessiva V sulla serie. Se facessi analogo ragionamento su V2, troverei come risultato quindi queste formule, capite, non aggiungono perfettamente niente dal punto di vista teorico, sono una banalità. Tuttavia, ripeto, esse sono utili operativamente perché negli esercizi averle sotto mano, saperle utilizzare con celerità, ci permette di risolvere più velocemente gli esercizi, quindi un fatto pratico. Quindi possiamo dire che se io ho due resistori in serie, R1 e R2, e voglio la tensione sul primo di essi, per esempio, in funzione della tensione complessiva, io dico che la tensione complessiva si ripartisce sul primo resistore, quindi un nome partitore, no? In questo senso, tramite questa espressione qua, in cui a denominatore ho la somma delle resistenze tra cui la tensione si ripartisce e a numeratore la resistenza su cui sono interessato a sapere la tensione. Quindi se io voglio V con 1, a numeratore avrò R1, se voglio V con 2, a numeratore avrò R2, a denominatore c'è sempre la somma. Ok? Cosa succede
se io, allora ce l'ho qua, se io considero invece la serie, allora posso cancellare qui, sì? La serie fra un resistore lineare e un generatore ideale di tensione. Mi metto questi collegati. Questo è il morsetto che ho messo in comune, d'accordo? In cui ho fatto il collegamento insieme. Questa è la tensione V. Questa è la corrente I, ok? Questa è la resistenza R, questo lo chiamo A, questo lo chiamo D e questo è il nodo B che coincide con C, che ho messo in comune per fare i collegamenti insieme. D'accordo? Mi seguite? Allora, voglio trovare la caratteristica di questo oggetto ottenuto combinando in serie, convertendo in serie un generatore ideale di tensione e una resistenza R. Allora, vi premetto che questo oggetto, cioè questa connessione in serie di un generatore ideale di tensione e di un resistore lineare, prende il nome anche di generatore reale di tensione. Chiama così perché esso è un modello per modello matematico per alcuni oggetti che sono dei generatori di tensione. Per esempio, vi ho detto la pila da un volt e mezzo può essere assimilata sotto certe ipotesi a un generatore ideale di tensione, ma in molti altri casi invece viene rappresentato in maniera più precisa da un modello matematico e questo, quello del generatore reale anziché del generatore ideale. La quantità R. Allora, E è la tensione erogata, chiaramente. R si chiama resistenza interna del generatore. Vediamone la caratteristica, diciamo. Ok. Allora, devo calcolare il legame fra tensione e corrente. Introduco queste due tensioni, le chiamo V con R, la tensione sul resistore, e V con E, la tensione sul generatore. La legge di Kirchhoff alle tensioni, ovvero il legame che c'è sul collegamento in serie, mi dice che la tensione complessiva è pari alla somma V con R più V con E. Trovate? La tensione complessiva è la somma delle tensioni su ogni poli componenti, secondo questi differenti. Bene. A questo punto, a che cosa è uguale V con R? Poiché sul resistore ho fatto la convenzione dell'utilizzatore, avrò che V con R è pari a R per I. Trovate? Sul generatore, avrò V con E pari a E grande, ok? Perché ho scelto il riferimento con la freccia verso il sinistro. Quindi in definitiva ho che il legame che c'è tra la tensione e la corrente è di questo tipo qua. Tensione reale di tensione ha un legame tensione corrente riportato da quella relazione che è una retta del piano tensione corrente che non passa per l'origine e non è neanche orizzontale, cioè, è una cosa del genere, conoscete il riferimento. Allora, conoscete il riferimento.
altrimenti sarà una cosa del genere. V uguale R di I, questo è il grande, ok? E questo è il punto, è grande perché quando I uguale 0, V uguale è grande, questo punto è il punto corrispondente alla corrente tale che la tensione sia nulla. E quindi questo è pari a meno e grande più sorpresa. Quando io allora, in che modo io recupero il generatore ideale di tensione a partire da questo generatore reale di tensione? Beh, evidentemente quando suppongo che la resistenza tenda a zero. Perché se la resistenza tende a zero, il legame tende a essere V uguale grande, come quello di un generatore ideale di tensione. La caratteristica, che cosa fa? Questo punto tende a spostarsi verso l'infinito, vedete? Perché R tende a zero, e la retta tende a diventare orizzontale, così come quella che determina la caratteristica di un generatore ideale di tensione. Quindi possiamo dire che un generatore ideale di tensione è un caso particolare di generatore reale quando la resistenza interna del generatore è pari a zero o tende a zero. Quindi per questo vi dicevo, il generatore reale di tensione è un modello più accurato degli oggetti fisici generatori tipo le pile, le batterie, perché tiene conto di un fenomeno, la resistenza interna, che nel generatore ideale è supposta trascurabile. Ok? Bene. Che cosa succede invece se io colleghi in serie dei generatori ideali? Io ho mischiato un generatore ideale di tensione e un resistore. Adesso voglio usare due generatori. Cominciamo di tensione. Allora, posso cancellare qui? Collegati in serie due generatori ideali di tensione diverse. Che cosa osservo? Osservo che la tensione complessiva, facendo tutti i ragionamenti, vado un po' più rapido adesso, è semplicemente pari a E1 più E2. Ok? Faccio la somma delle tensioni che voglio dire. Il che vuol dire che la serie di due generatori ideali di tensione è equivalente ad un unico generatore ideale di tensione che eroga una tensione pari alla somma di quelle di partenza. Quindi se ho due generatori, uno da 1,5 volt e uno da 2 volt, e li collego in serie, complessivamente farò un generatore ideale di tensione da 3,5 volt. Insomma, ho sommato 1,5 volt. Che cosa succede invece se io prendo due generatori ideali di corrente e li collego in serie? Bene, questa situazione è una situazione patologica. Cerchiamo di capire perché e poi cosa si dice. Allora, il collegamento in serie a questo nodo qui imporrebbe che le correnti icon 1 e icon 2, queste qui, siano uguali. In questi riferimenti, se io applico la legge di Kirchhoff a questo nodo, chiaramente devo imporre questa corrente uguale a questa. E questo è il vincolo che mi impone la legge di Kirchhoff alle correnti. Ma poiché questi sono due generatori ideali di tensione, con i riferimenti scelti ho
di uno pari a uno grande, i due pari a i due grandi. Se uno grande e i due grandi sono differenti fra di loro, questo è 1 ampere e questo è 2 ampere, non potrò mai rispettare questo vincolo. In altri termini, entro in contraddizione. Quindi c'è incompatibilità fra la legge di Kirchhoff alle correnti, che imporrebbe che le due correnti devono essere uguali secondo i riferimenti scelti, e le caratteristiche dei bipoli, che viceversa impongono che i valori di corrente siano pari a quelli assegnati dai generatori. Quindi c'è incompatibilità. Quindi questa è la patologia che viene fuori, questa incompatibilità tra le caratteristiche e le leggi alle correnti. Qual è la conseguenza di questa patologia? La conseguenza è questa: se io costruissi una rete in cui c'è un collegamento in serie di questo tipo, per esempio una rete fatta così, in cui ci metto una connessione lineare, se io andassi a scrivere le equazioni per questa rete, troverei una matrice di Tableau che non è invertibile. Ricordate cosa dicevamo nella volta scorsa? Dicevo che una rete lineare statica è univocamente risolubile se e solo se la matrice di Tableau è invertibile. In questo caso la matrice di Tableau non è invertibile per questo circuito qui, in cui c'è la connessione in serie di due dipoli generatori di ali di corrente. Provate a farlo, viene immediatamente, non è difficile, lo lascio per esercizio, poi se avete difficoltà ne parliamo chiaramente, però fate questo piccolo esercizio. In questo caso, ripeto, la matrice di Tableau viene non invertibile, che vuol dire che questo circuito non è univocamente risolvibile, la soluzione non esiste e o non è unica, il che è la manifestazione matematica, diciamo così, di questa incompatibilità che vi ho prima manifestato tra le leggi di Kirchhoff e le caratteristiche. Questi sono casi patologici che di norma noi non incontreremo mai negli esercizi, quindi è bene sapere che esistono. Bisogna sapere che c'è la possibilità che ci si ritrovi in queste situazioni, però nella pratica normalmente non le incontreremo. Ok? Come risolvere poi questo paradosso lo vedremo fra qualche minuto, quando faremo anche il collegamento in parallelo. Oh, è chiaro che qui c'è un paradosso, perché io ho da un lato l'oggetto fisico e dall'altro il modello matematico. Io trovo un modello matematico inconsistente a fronte di un oggetto fisico che posso costruire. Cioè io posso teoricamente prendere un oggetto fisico generatore di corrente, collegarlo in serie a un altro generatore di corrente oggetto fisico. E il modello matematico che risulta inconsistente, dobbiamo capire come risolvere questa condizione. Però appunto lo vedremo fra qualche minuto. Allora, va qui. Se è tutto chiaro, se non ci sono domande, passiamo al collegamento in parallelo. Allora, cancello tutto così non ci confondiamo. Rapidamente, perché invocherò la dualità, ovvero scambiando il ruolo di tensione e corrente e scambiando le connessioni in serie e parallelo si possono ripetere ragionamenti perfettamente analoghi a quelli visti nel caso precedente. Ok? Quindi andrò un po' più rapido. Allora, parto da due bipoli, 1 e 2. Mettiamo V1, V1, V2, V2, le tensioni e le correnti secondo questi riferimenti sui due bipoli. Allora, noi diremo che questi due bipoli sono collegati in parallelo quando un morsetto del primo bipolo, sia esso A per esempio, è collegato
a un morsetto del secondo bivolo, SC, e il secondo morsetto del primo bivolo, D, è collegato al secondo morsetto del bivolo D, cioè D. In altri termini, quando faccio questo collegamento, questo sarebbe A insieme a C e questo sarebbe B insieme a D, li metto in comune. Ok, faccio questo collegamento. Chiaro? Questo è il collegamento di parametri. Chiamerò I e B la corrente e la tensione complessiva ai morsetti e quelli evidenziati in più. Ok? Allora, quali sono i vincoli che vengono imposti da questo collegamento in parallelo? Il primo che notiamo è che le due tensioni sono uguali, e quindi uguali al valore comune che chiamo V. Questo lo si vede immediatamente applicando la legge di Kirchhoff alle tensioni a questa maglia fatta da i bivoli 1 e 2. Faccio più V1 meno V2 uguale a 0, ossia V1 uguale a V2. Chiaro? Viceversa, la corrente I complessiva, applicando la legge di Kirchhoff ai nodi, alla corrente a questo nodo qui, viene immediatamente pari alla somma delle correnti 1 più 2 con questi riferimenti. Quindi vedete già qui la dualità. Ritroviamo quel che abbiamo detto prima, scambiando i ruoli di tensione e di corrente. Prima le tensioni si sommavano, le correnti erano uguali, adesso è giusto il contrario. Cioè le correnti si sommano e le tensioni sono uguali. Anzi, potremmo dire che operativamente spesso noi ci troveremo a verificare se due dipoli sono collegati in parallelo osservando se le tensioni che si manifestano nel loro morsetto sono uguali oppure no. Se sono uguali saranno in parallelo, altrimenti no. Ok? Cosa accade se io collego in parallelo due resistori lineari? Schema di prima, però con due resistori lineari. Allora, la corrente I è pari alla somma di 1 più 2, mentre la tensione V1 è pari a questa quantità e la tensione V2 è pari a questa quantità, no? Avendo fatto le convenzioni dell'utilizzatore su ciascun punto. Ricordando che le tensioni V1 e V2 sono uguali al valore comune V, e mettendo tutto insieme, che cosa ottengo? Ottengo che I è pari a V su R1 più V su R2, ovvero 1 su R1 più 1 su R2 per V. Okay. Detto altrimenti posso anche scriverlo così. Invertendo questo legame, no? Invertendo V in funzione di V, ottengo questo, faccio il minimo come multiplo, insomma, banale, faccio. Ok. Posso quindi affermare che due resistori lineari collegati in parallelo sono equivalenti ad un unico resistore lineare il cui valore di resistenza è dato da questa particolare combinazione. Perché infatti se io considerassi, lo posso fare più l'altra parte, un unico resistore lineare di resistenza R e P, questo è pari proprio a R1 per R2 diviso R1 per R2, il legame tensione corrente, cioè la caratteristica di questo oggetto, è uguale
a quello del collegamento in parallelo. Quindi possiamo asserire che due resistori collegati in parallelo sono equivalenti a un unico resistore il cui valore di resistenza è dato da quella combinazione specifica. R1 per R2 diviso R1 per R2. Quindi ogni qualvolta avremo due resistori in parallelo, potremo sostituirli con un unico resistore con questo valore, dato che le loro caratteristiche sono uguali. Se volessimo vedere in termini precisi la dualità rispetto al caso precedente, dovremmo ragionare semplicemente in termini di conduttanze. Cioè in questo caso potremmo dire che equivalentemente, per mantenere la perfetta dualità del caso precedente, che la conduttanza del collegamento in parallelo è uguale alla somma delle conduttanze delle due resistenze messe singolarmente. No, perché questa è la conduttanza del primo, questa è la conduttanza del secondo e le sommo a fare la conduttanza complessiva. Ricordate, la conduttanza è l'inverso della resistenza. Quindi il ragionamento è perfettamente duale al precedente, purché appunto si scambi il ruolo di tensione e corrente, di resistenze e conduttanze e di serie in parallelo. Su questa base possiamo sviluppare facilmente la cosiddetta formula del partitore di corrente, che mi esprime la corrente in uno dei due bipoli, due resistori lineari collegati in parallelo, per esempio I1, in funzione della corrente complessiva. Quindi si applica a resistori in parallelo e mi permette di esprimere la corrente in ciascuno dei resistori in funzione della corrente complessiva. Proprio il duale di prima, no? Osservate questo. Quindi abbiamo I1, a che cosa è pari? Allora, I1 lo vediamo da qui, è pari a V diviso R con 1, sto usando questa espressione. D'altra parte, V è dato da questa espressione qui, quindi abbiamo 1 su R con 1 per R1, R2 diviso R1 più R2 per I. Posso sostituire qui. Semplificando, questo viene R2 diviso R1 più R2 per I. Se facessi analogamente sui due, con passaggio del tutto analogo, troverei R1 diviso R1 più R2 per I. Quindi questa formula del partitore di corrente mi dice che la corrente complessiva I si ripartisce tra due resistori in parallelo secondo questa relazione. In particolare I1 è pari a I per questa quantità che al denominatore vede la somma R1 più R2, così come nel caso precedente. Ma al numeratore, qui c'è da prestare attenzione, l'altra resistenza. Se io voglio la corrente in 1, devo mettere la resistenza 2. Se io voglio la corrente 2, devo mettere la resistenza 1. Ok? Quindi questa è l'accortezza che dobbiamo avere nell'usare questa forma di base. D'accordo? Bene. Vale la pena di osservare che, dualmente al caso precedente, se io collegassi in parallelo un resistore lineare e un cortocircuito, il legame complessivo, diciamo così, il collegamento complessivo è equivalente a un cortocircuito. Quindi è come se io potessi eliminare la resistenza in parallelo a un cortocircuito. Dice la resistenza viene cortocircuitata. Questo significa che il parallelo tra una resistenza, un resistore lineare e un cortocircuito equivale al cortocircuito. È giusto il duale. Così come duale di prima. È
è l'oggetto generatore reale di corretto. Oh, pardon, ho scritto una sciocchezza. Mari, questa la cancelliamo dalla mia registrazione. Generatore reale di corrente, che è dato al collegamento in parallelo tra un generatore ideale di corrente, che era la corrente grande, e un resistore R. Che è detto resistenza interna del generatore. Vi lascio per esercizio sviluppare i calcoli sulla caratteristica, che sono esattamente uguali a quelli precedenti. Vi faccio osservare che per questo oggetto noi recuperiamo il comportamento da generatore ideale quando la resistenza interna tende all'infinito, questa volta. È giusto il duale di prima. Però, ripeto, ve lo lascio per esercizio perché realmente sono gli stessi tipi di ragionamenti. Sempre con ragionamenti uguali a quelli precedenti, possiamo verificare facilmente che, potete verificare facilmente che il collegamento in parallelo di due generatori ideali di corrente equivale ad un unico generatore ideale di corrente che eroga una corrente pari alla somma. È banale, insomma. Quindi questo non dà problemi. Quello che invece dà problemi è il collegamento in parallelo di due generatori di tensione, chiamo Econ 1 ed Econ 2. Questo dà luogo a un caso patologico, analogo, duale di quello precedente, perché in questo caso, vedete, ho un contrasto tra la legge di Kirchhoff alle tensioni, che impone che le due tensioni V1 e V2 devono essere uguali, li ho collegati in parallelo, e le caratteristiche dei bipoli che imporrebbero che V1 è pari a E con 1 grande e V2 è pari a E con 2 grande, che possono essere anche diverse perché sono ovviamente valori, diciamo, arbitrari. Anche qui questa inconsistenza, questa contraddizione dà luogo eventualmente ad una matrice di Tableau, ove ci fosse un circuito più completo di riferimento, una matrice di Tableau non invertibile, lo stesso ragionamento. Anche qui, se per esempio considerate una situazione in cui qua ci mettete questo professore lineare, scrivete la matrice di Tableau, vi verrà la matrice di Tableau non invertibile, con le righe non linearmente indipendenti, a determinante non determinate buio, una matrice non invertibile. Beh, come risolviamo questa contraddizione? Ecco, qui adesso riprendiamo il punto che avevo lasciato in quel sospeso precedentemente. La contraddizione qual è? La contraddizione è questa: se io prendo due generatori ideali di tensione e li collego in parallelo, ottengo un circuito, inteso come modello matematico, inconsistente secondo il senso specificato. Ma se io prendo due oggetti fisici, le due pile, ok? Le posso collegare in parallelo, nessuno mi vieta di farlo, ovviamente. Allora, dov'è l'inghippo? L'inghippo sta nel fatto che l'oggetto fisico non è rappresentato da quel modello matematico in maniera opportuna. In altri termini, quando io prendo due pile e le collego in parallelo, non posso considerare ciascuna delle pile come un generatore ideale di tensione, ma devo necessariamente considerare la resistenza interna di queste pile, cioè considerare non dei generatori ideali di tensione, ma dei generatori reali di tensione, chiamando R1 e R2 le resistenze interne delle pile. Questo collegamento in parallelo dei generatori reali di tensione, questo non dà luogo a contraddizioni. Se provate a rifletterci, vedrete che in questo caso la contraddizione non c'è più, perché le due tensioni
e uno grande e due due grande non sono più tenuti a essere uguali perché ci sono di mezzo le tensioni su queste resistenze che sistemano le cose. Ecco che quindi quell'oggetto fisico pila, ok, in alcuni casi può essere considerato un generatore ideale di tensioni, lì dove, adesso l'abbiamo capito, lì dove la sua resistenza interna sia trascurabile. In altri casi deve essere considerato un generatore reale di tensione perché la sua resistenza interna non è trascurabile, e questo è uno di quei casi lì, perché altrimenti dà luogo a un modello matematico inconsistente. Quindi già capiamo, poi lo affronteremo questo problema, che trovare un modello matematico, diciamo così, dell'oggetto fisico non è una cosa banale. Bisogna procedere coi piedi di piombo per capire le varie assunzioni che si fanno, che validità, che limiti di validità. Bene. Allora, a questo punto posto un attimo il ragionamento, poi facciamo una pausa. Avendo introdotto le connessioni in serie e parallelo, possiamo anche nel caso dei generatori di corrente di serie invece portiamo in parallelo una resistenza. Esatto, esattamente. Per risolvere la contraddizione nel caso della serie di generatori ideali di corrente, lì dobbiamo considerare i generatori di corrente non più ideali ma reali. Quindi considerate come su questo sistema. Se le colleghe in serie, volgenti, non avrà più di questo. Altre domande, ragazzi? Abbiamo messo in campo questo tipo di connessioni, possiamo adesso introdurre e capire i due strumenti di misura che ci permettono di misurare operativamente in un circuito la tensione e la corrente. Si chiamano voltmetro per la tensione, amperometro per la corrente. Allora, che cosa possiamo dire? Noi questi li tratteremo, diciamo, a livello molto, diciamo, generale. Non entreremo nel dettaglio di come sono effettivamente realizzati questi oggetti, cosa che riguarda l'esame di misure che farete il prossimo semestre, quanto piuttosto cercheremo di capire la loro funzionalità. D'accordo? Allora, che stiamo facendo? Allora, immaginate di avere questo semplice circuito. Un generatore ideale di reale di tensione, con una resistenza interna R con G e una tensione E grande, collegato a un resistore R. Ok, dico I e V, la corrente e la tensione che interessano il resistore R. D'accordo? Quindi immaginiamo la pila rappresentata come generatore reale della sua resistenza interna e la lampadina con il suo modello che è una resistenza R. Le collego, V e I sono le tensioni e la corrente che si manifestano sulla lampadina, sulla resistenza R. Allora, il problema che io mi pongo è misurare le quantità I e V, cioè utilizzare degli strumenti che mi permettano di operativamente vedere sulla loro display quanto valgono tensione e corrente. Allora, per misurare la corrente, I grande, I piccolo, scusate,
uso lo strumento che si chiama amperometro. Guarda, se misuri in ampere, amperometro, diciamo, il nome ricorda un po' che tipo di misura. Allora, è chiaro che se io voglio misurare la corrente che attraversa il resistore, questo oggetto amperometro, che adesso vi farò vedere come viene schematizzato, dovrà essere attraversato dalla stessa corrente dell'oggetto di cui intendo misurare la corrente. Dovrà quindi essere collegato come? In serie o in parallelo rispetto al resistore? In serie, perché la corrente dovrà essere lo stesso dell'oggetto che io intendo misurare. In altri termini, io dovrò inserire l'amperometro, che indicherò così, su questo segno più ci ritorno un po' di meno, in questo caso. Ok, il segno più sta a individuare il fatto che l'amperometro così connesso misura la corrente con questo riferimento, cioè entrante dove sta il segno più. È un fatto di riferimento. Viceversa, se io voglio misurare la tensione sul resistore, dovrò collegare l'oggetto che mi permette di misurarlo, cioè il voltmetro, ovviamente in parallelo al resistore, in modo tale da garantire che la tensione che a cui è sottoposto il voltmetro sia la stessa che voglio misurare. Segno più sta a indicare il fatto che io misuro questa tensione con questa freccia rivolta dove c'è il segno più, d'accordo? Quindi in questo caso, vedete, ho messo il voltmetro in parallelo al resistore, in questo caso ho messo l'amperometro in serie al resistore. Qual è il problema che adesso affronteremo dopo la pausa? Adesso lo introduco e poi lo affrontiamo dopo la pausa. Il problema che io mi pongo è il seguente. Questa è la situazione di partenza in cui io desidero capire quanto valgono la corrente I e V e la tensione I e V. Ma quando io vado a fare un inserimento di questo tipo, l'amperometro del voltmetro, io sto in qualche modo perturbando il mio circuito su cui voglio effettuare la misura. In altri termini, io mi devo aspettare che la corrente del resistore R e la tensione sul resistore in questo caso siano in generale differenti da quelle che ho in assenza dell'amperometro. Analogo discorso lo andrò a fare qui, questa la chiamo di secondo, questa la chiamo secondo. Ok? Quindi quello che adesso mi pongo come problema è capire che condizioni devo soddisfare affinché l'inserimento di questi strumenti di misura non perturbi il valore iniziale della quantità che io intendo misurare. È chiaro che il mio intento è quello di perturbare il meno possibile il sistema, perché se io modifico sostanzialmente il valore di, qui per esempio, di corrente che circola in R, io qua misurerò I prima, che è diverso da I, che invece la quantità che voglio misurare. Quindi dopo la pausa capiremo sotto che ipotesi in pratica I primo coincide con I e di secondo coincide con B, in modo tale che non perturba la quantità da misurare con l'introduzione dell'oggetto del sistema a misura. Ok? Pausa.